Qual è la situazione dopo il decreto approvato da Conte qui nella vostra attività? Ma la situazione è drammatica, perché già uscivamo da un lockdown dove purtroppo con tanti sacrifici siamo riusciti a ripartire senza l'aiuto di nessuno. In questo momento è drammatico, ma è veramente drammatico. Speriamo di farcela, guarda, ma è difficile. Ecco, pensate di fare qualcosa a Pescara? Domani c'è una manifestazione, la Confcommercio ne organizza una online, sempre nella giornata di domani. Voi potreste fare qualcosa per farvi sentire, oppure siete rassegnati ad andare avanti così? Rassegnati no, non ci rassegniamo mai, questo no, però cerchiamo di fare qualcosa. Avete qualche idea? Ma è pazzesco quello che hanno fatto, perché i luoghi più sicuri siamo noi, i ristoranti, noi, le altre cose. I centri commerciali sono i più pericolosi, ma quale motivo spingono a chiudere i bar? Proprio non riesco a capirlo. Voi avete avuto controlli nei giorni scorsi? Tantissimi, controlli, multe, anche di tutto. Assembramenti se ne sono registrati? No, assembramenti no, multe che siamo allargati un po' di più con lo spazio comunale, i vigili ci hanno fatto la multa, ma non è quello. Paghiamo la multa tranquillamente e teniamo i clienti a dovuta distanza, anche più larghi di quello che dice il decreto, tutto qui. Beh, diciamo che già il giorno dopo abbiamo avuto un calo del 50%, la media è del 50%, ma il primo calo l'abbiamo avuto, come hanno detto, della mascherina, che si doveva portare la mascherina in giro per la città, e lì ci fu già un primo calo. Adesso è proprio l'ammazzata, da domani penso che non ci siano nemmeno le scuole, quindi andremo a un 70% sicuro. Con le due attività noi abbiamo messo in cassa integrazione già 4 dipendenti. Purtroppo si fa sentire la crisi, perché c'è anche tanta paura, cioè magari la gente fa colazione a casa, non fa l'aperitivo, non fa il pranzo perché ha paura di spendere, secondo me. Ci credete al fatto che questo provvedimento avrà durata fino al 24 di novembre? Beh, noi abbiamo lo spettro della chiusura, secondo me questi richiuderanno magari comune per comune, non nazionale, però non ci crediamo che sia fino al 24 novembre. Io mi sento che a dicembre ci daranno l'ennesima batosta, perché è il mese che si lavora di più nell'anno, proprio, quindi siamo preoccupati, devo dire. È un calo degli incassi, cioè non si lavora, non si incassa. Sicuramente è un provvedimento fuori da ogni logica, da ogni senso. Non si capisce perché il virus fino alle 3 non è incisivo, dopo le 3 diventa pericoloso. Oltretutto ci viene detto, dopo averci costretto a fare tutti i provvedimenti che i DPCM hanno in questi giorni, diciamo, emesso, praticamente ci viene detto che non siamo stati capaci di fare qualcosa, non lo so io. Quale assembramento può creare un ristorante, specie di piccole dimensioni, tipo il mio, ma tanti che ce ne sono, in genere i ristoranti non superano i 100 posti, no? Voglio dire, quale assembramento può creare, dopo che ci sono delle leggi ben precise nel distanziamento, nell'igienizzazione, in tutto quello che sono le norme di sicurezza, a cui tutti i ristoratori con la massima serietà si sono attenuti.